In primo piano la cronaca, mistero sul ritrovamento del cadavere di una donna, divenuto ieri lungo il Marecchio a Rimini all'altezza di via Coletti. L'allarme è stato dato da alcuni passanti. Meningite, si torna alla normalità. L'Istituto Molare di Sant'Arcangelo intanto restano stazionarie ma gravi le condizioni del quindicenne ricoverato all'ospedale Infermi. In regione il difensore civico ha ammonito 11 comuni dell'Emilia-Romagna per mancato rispetto delle quote rosa nelle giunte municipali. C'è anche Saludecio. Lo sport calcio, Rimini vince il derby, Riccione mantiene la leadership del campionato d'eccellenza, assegno Cicarevic, richiude l'ex biancorosso Cecconi. Ben ritrovati con la nostra informazione, la cronaca in apertura stasera, mistero sul ritrovamento ieri mattina del cadavere di una donna lungo il Marecchia, Rimini all'altezza di via Coletti. L'allarme è stato dato da alcuni passanti, il servizio di Gianluigi Lucarelli. Resta ancora avvolto nel mistero il ritrovamento del cadavere di una donna fatto domenica mattina lungo il fiume Marecchia all'altezza di via Coletti a Rimini. Gli agenti della squadra mobile stanno indagando senza tralasciare nessuna ipotesi per risalire all'identità della donna. Il magistrato che coordina le indagini, Paolo Gengarelli, ha deciso di procedere con incarico per autopsia per gli esami tossicologici, soli che potranno chiarire definitivamente le cause della morte. Ad un primo esame cadaverico effettuato sul posto dal medico legale non era presente acqua nei polmoni, quindi non sarebbe morta annegata. Il cadavere non presentava neanche segni di violenza, né tagli né contusioni. Potrebbe essere che la donna, domenica all'alba, intenzionata a togliersi la vita, dopo aver lasciato la bici in strada, dove la polizia l'ha poi ritrovata, si sia allontanata andando verso il centro del fiume, dove l'acqua è più alta, con pantaloni e scarpe in mano. Poi, negli ultimi istanti, pensano gli investigatori, l'istinto di sopravvivenza ha prevalso e lei ha annaspato sull'argine fangoso per mettersi in salvo, finendo però a quel punto stroncata dal freddo e molto probabilmente da un malore. Questa è una delle ipotesi al vaglio della polizia in attesa che l'autopsia riveli la causa certa della morte. Stando al rapporto dell'AFIS, ovvero il sistema di identificazione delle impronte, la donna non è schedata e quindi non ha precedenti. Si tratta di una donna sui 30-40 anni, ben vestita, curata, altezza media, capelli scuri, scarpe e calzini neri. Nessun documento oppure borsetta. La morte risalirebbe all'alba oppure un paio d'ore prima di quando il corpo è stato notato nell'acqua da alcuni passanti. Nessuna denuncia di scomparsa, ma può essere che la donna vivesse sola. E torniamo adesso ad occuparci del caso di meningite. All'Istituto Molare di Sant'Arcangelo si torna alla normalità stamane, tutti quanti i ragazzi hanno ripreso regolarmente le lezioni, invece il quindicenne si trova ricoverato all'ospedale Infermi, sono stazionarie ma gravi le sue condizioni. Torna lentamente alla normalità la situazione al Molare di Sant'Arcangelo di Romagna, l'istituto frequentato dal quindicenne ricoverato giovedì per meningite all'ospedale Infermi di Rimini. Dopo il panico dilagato nei primi momenti tra studenti e genitori, pare che le cose stiano lentamente riprendendo la normalità. Questa mattina quasi tutti i ragazzi erano a lezione, gli studenti, compresi i compagni del quindicenne, sono tornati tutti quanti in classe. Le rassicurazioni della dirigenza scolastica e dei sanitari nelle ore successive al ricovero del ragazzino hanno dunque avuto l'effetto sperato. Le condizioni del quindicenne restano tuttavia stazionarie. Si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Infermi di Rimini. Il ragazzino è tenuto in coma farmacologico per garantirgli tutte le cure del caso. Secondo quanto emerso, nella mattinata di domenica si sarebbero registrati dei timidi segnali di ripresa, ma al momento la prognosi dei medici resta riservata. Il giovane fino a mercoledì era in salute e aveva frequentato normalmente la scuola e gli amici. Poi aveva manifestato una febbre altissima, inspiegabile, e subito si era temuto quello che poi le analisi hanno confermato: infezione da meningococco di tipo Y, molto raro e particolarmente aggressivo. In tutto, tra amici, parenti e personale della scuola, sono state 160 le persone che hanno dovuto sottoporsi alla profilassi da parte dell'azienda sanitaria in quanto venute a contatto con il quindicenne, e al momento non si sono registrati altri casi. Il sequestro di 3 console Xbox con relativo monitor prive dei titoli autorizzativi previsti dalla legge e 4 congegni che distribuiscono i premi contenuti nel relativo cabine, oltre a tre tablet, 3 smartphone, una cuffia audio, 2 balance scooter e una macchina fotografica presente all'interno dei 4 congegni e più di 700 euro rinvenuti all'interno delle apparecchiature frutto delle giocate degli avventori
Napoli. Questo è il bilancio dei controlli condotti dalla Guardia di Finanza di Rimini in alcune sale giochi del territorio riminese e riccionese. I finanzieri, spiega una nota delle Fiamme Gialle, hanno riscontrato la presenza di Xbox collegati a un televisore privi del titolo autorizzatorio ed apparecchi che detenevano esposti come premi, beni in valore economico superiore a quanto previsto dalle normative. Per questo la Guardia di Finanza ha sequestrato le apparecchiature e i beni contenuti, elevando sanzioni alle ditte responsabili per un importo totale di circa 14.000 euro. Con la nostra informazione adesso andiamo in regione Bologna. Il difensore civico infatti ha ammonito 11 comuni dell'Emilia Romagna per mancato rispetto delle quote rosa nelle giunte municipali. C'è anche il comune di Saludicio, sentiamo. Sono 11 comuni dell'Emilia-Romagna a non rispettare la legge del Rio sulle quote femminili nelle giunte. A fare i conti il difensore civico della regione Emilia-Romagna Gianluca Gardini, che dopo una lettera già inviata torna a sollecitare i sindaci inadempienti. Sono Saludecio nel riminese, Baiso in provincia di Reggio Emilia, Lago Santo nel ferrarese, Brisighella nel ravennate, Borgonovo Valtidone nel piacentino, Minerbio e Granarolo dell'Emilia nell'area metropolitana di Bologna. Poi i modenesi Bonporto, Castelfranco Emilia, Zocca, ma c'è anche il capoluogo Modena non rispettare l'equilibrio di genere imposto dalla normativa. La legge del Rio del 2014 richiede una presenza minima di genere pari al 40%. Per 10 degli 11 comuni, ammonisce il difensore civico, il genere sottorappresentato è quello femminile, con l'unica eccezione del municipio ferrarese di Lago Santo, che vede un solo assessore uomo in una giunta di 5 membri. Nel caso di Modena, invece, l'assessore donna c'era, ma ha lasciato ed è stata sostituita da un uomo. Se i comuni continueranno a non ottemperare la legge, il passo successivo sarà quello di trasmettere la documentazione al presidente Stefano Bonaccini. Sarà poi lui a valutare azioni da intraprendere. E adesso parliamo di scuola, alternanza, scuola, lavoro. C'è un progetto, un interessante progetto da parte di ERA, alcuni ragazzi in stage proprio al Multiutility. Gianluigi Lucarelli. Alternanza scuola-lavoro per creare opportunità, questo alla base dell'iniziativa di ERA che per il secondo anno torna ad aprire le porte alle sedi aziendali ad 80 studenti delle scuole secondarie di secondo grado dell'Emilia-Romagna, offrendo un importante contributo alla loro formazione. I nuovi percorsi di alternanza scuola-lavoro attraverso i quali i ragazzi potranno svolgere attività concrete inerenti al processo di lavoro affiancati dal personale dell'azienda. Dopo Ferrara, Imola, Modena e Forlì-Cesena sono stati avviati anche a Rimini. Complessivamente sono tanti i percorsi di alternanza scuola-lavoro previsti, 20 in più rispetto allo scorso anno, di cui 10 nel territorio di Rimini. I percorsi sono arrivati da ERA con le scuole delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna e Rimini, territori in cui sono situate le sedi operative del gruppo. Nel territorio di Rimini si legge coinvolgono studenti degli indirizzi di studi amministrazione finanza e marketing e chimica, materiali e biotecnologie. I primi a partire sono due studenti dell'Istituto Tecnico Economico Statale Valturio di Rimini, inseriti nei percorsi per addetto ad attività tecnico-amministrativa e ambiente che si svolgeranno nella sede del gruppo ERA di Via Terrapieno. I percorsi si svolgono presso le sedi aziendali del gruppo e seguono una metodologia basata sull'integrazione tra le competenze lavorative e quelle dei piani didattici. La nota conclude: tecnici e manager di ERA faranno da tutor, delineando insieme agli insegnanti itinerari specifici che consentono agli studenti di rafforzare e integrare le competenze già apprese a scuola attraverso esperienze professionali in azienda. Picchia la fidanzata e le ruba il cellulare. Un trentenne nigeriano è stato arrestato ieri sera dagli agenti del volante. La questura di Rimini per furto e resistenza pubblico ufficiale è denunciato a piede libero per lesioni, rifiuto di fornire le generalità e poiché clandestino sul territorio per inosservanza dell'ordine del questore a lasciare il territorio nazionale. L'episodio si è consumato verso le 21, sono state diverse le segnalazioni al 113, per una donna picchiata in strada in via 23 settembre. Gli agenti delle squadre, della squadra volanti intervenuti sul posto hanno appurato che la ragazza, una 21enne di origine nigeriana, era stata malmenata dal fidanzato connazionale per futili motivi. Il ragazzo, prima di allontanarsi, le aveva anche preso il cellulare precedentemente caduto in terra. Acquisita la descrizione del giovane, le volanti hanno perlustrato la zona, incrociando qualche minuto più tardi un soggetto perfettamente corrispondente alla descrizione dell'aggressore all'alba dei poliziotti. Il giovane, vistosi scoperto, ha tentato di fuggire, ma dopo una breve rincorsa è stato bloccato in sicurezza dagli agenti. Stamani è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima.
Sport e turismo, un connubio forte per una Riviera che vuole rilanciarsi anche sotto questo aspetto. Ebbene, archiviati con grande successo le Final Eight di basket in Fiera Rimini, già si guarda i grossi appuntamenti della primavera. L'assessore di Palazzo Garampi, Gianluca Bresini, dice è un settore, un indotto questo che può dare grandi soddisfazioni alla nostra città. Trasporto e turismo per rilanciare Rimini in un settore capace di regalare inaspettate soddisfazioni. L'accesa sfida tra Milano e Sassari è chiusa domenica 4 straordinari giorni di sport in fiera, teatro delle Final Eight 2017. Non solo un appuntamento sportivo di primo piano con le squadre più forti del nostro basket a contendersi il primo trofeo della stagione, ma soprattutto un evento che ancora una volta ha mostrato le potenzialità di un settore su cui il nostro territorio deve continuare a scommettere, quello cioè legato al turismo sportivo e a movimento, a dirlo, è l'assessore allo sport Gianluca Bresini, per il quale aver legato il nome di Rimini ad un appuntamento sportivo di tale portata ci ha quindi permesso di far conoscere le potenzialità di accoglienza della nostra città anche in pieno inverno, valorizzando un contenitore come quello della fiera che ben si presta ad ospitare eventi che come la Final Eight si ampliano e mirano al coinvolgimento attivo degli spettatori. Questi 4 giorni di sport e di festa ci confermano la validità della scelta di puntare su questo asset su cui Rimini sta investendo con forza già da qualche anno e rappresentano un assaggio del ricco calendario di proposte del 2017. Sia in collaborazione con Italian Exhibition Group negli spazi della fiera, sia per quanto riguarda gli eventi outdoor che animeranno la primavera. Tra i tanti ci sono 2 appuntamenti ormai tradizionali come la Rimini Marathon il 29 e 30 aprile e la Challenge Rimini di Triathlon a maggio, oltre a ginnastica in festa e sport dance, 2 importanti eventi tra giugno e luglio ospitati in fiera capaci di portare a Rimini migliaia di presenze. Superfluo citare Rimini Wellness, appuntamento di punta del settore ormai imprescindibile. Quest'anno Rimini sarà inoltre la sede della 27esima edizione della UEFA Champions League, massima competizione continentale per club di calcio a 5 indoor, per la prima volta ospitato in Italia. Un appuntamento importante per la città di Rimini, torna a Be Wizard, la 9ª edizione di una manifestazione che sta riscuotendo sempre maggiori consensi. Gianluigi Lucarelli. Al via la 9ª edizione di Be Wizard, in programma il 31 marzo e 1 aprile al Pala Congressi di Rimini, evento dedicato alle nuove strategie di marketing. Al centro di questa edizione gli strumenti e le pratiche più fruttuose per intercettare gli interessi dei singoli utenti con l'obiettivo di offrire un'esperienza digitale personalizzata, ovvero spiegano in grado di soddisfare il singolo e dunque di fidelizzare. Il tema della Digital Experience sarà protagonista assoluto venerdì 31 marzo in sala plenaria. 4 le sessioni che prenderanno il via dal pomeriggio e poi andranno avanti fino a sabato 1 aprile con approfondimenti specialistici verticali, come sul turismo, dove si parlerà di travel visual storytelling sui social, di blogging e di come capitalizzare sul web l'esperienza di viaggio oppure una vacanza generata online dai turisti. E-commerce, creare un e-commerce che soddisfi l'aspettativa degli utenti per trasformare i visitatori in clienti. E poi food, dal web alla tavola e viceversa, sarà questo l'iter del percorso formativo in ambito food, piattaforme, linguaggi di comunicazione e visual strategy per portare il cliente dentro il ristorante. Infine, l'edizione 2016 dell'evento ha registrato il record dei partecipanti, superando il numero dei 1200 iscritti. Un risultato che ci auguriamo di raggiungere anche quest'anno, ha dichiarato Enrico Pozzi, ideatore dell'evento. E adesso lo sport, il calcio, dunque Rimini che non si ferma, 9ª vittoria consecutiva per i ragazzi di Mastro Nicola che nel derby ieri al Nicoletti contro la Fiericcione vincono per 2-1. È stata una gara comunque particolarmente combattuta, in vantaggio sono andati proprio i biancorossi con Cicarevic dopo 39 minuti in avvio di ripresa al 5° Ricchiuti a portare a 2 il bottino per la formazione riminese, poi l'ex Ceccone al 13° che porta ai suoi un gol importante. Rimini che naturalmente rimane al vertice della graduatoria, sono sempre più 11 punti sul Sasso Marconi che è andato a vincere ieri sul terreno del Faro Cop per 2-1, un Rimini che naturalmente adesso si tuffa e guarderà la prossima gara mercoledì di Coppa Italia, perché insomma i ragazzi di Mastro Nicola sono impegnati in questi 2 fronti importanti, campionato e Coppa Italia.
Mi fermo qua, non c'è altro. Con la nostra informazione vi ringrazio per averci seguito. Vi lascio adesso in compagnia al termine della sigla della Focus, del telegiornale. Torniamo ad occuparci di Biera Traction in fiera a Rimini fino a domani. Insomma, un contenitore che sta dando grandi soddisfazioni e sta regalando sicuramente appuntamenti molto importanti dopo la sigla. Vi ringrazio per averci seguito. Vi do appuntamento alla prossima edizione del telegiornale. Arrivederci. Pasta, special burger, barbecue etnico, quick food vegano sono alcune delle nuove tendenze del mercato della ristorazione al centro del ricco programma di Beer Attraction, la fiera internazionale dedicata alle specialità birrarie, birre artigianali, food e tecnologie. Tante le novità in fiera, dalle pizze con il pollo per far mangiare la carne ai bambini alle birre nate tra i filari di vino o sorte tra le risaie. L'obiettivo è uno, suggerire e sviluppare nuove opportunità di impresa legate al binomio Beer and Food, con un filo conduttore, la moderna ristorazione commerciale veloce. Il nostro obiettivo è quello di coprire un'area, far capire ai nostri consumatori, che ai nostri clienti, che la nostra area ha la capacità di soddisfare qualunque esigenza, anche su aree molto specialistiche come quelle del bar. La proposta è una proposta a due facce, diciamo così, perché da una parte c'è New Catering che rappresenta il servizio al cliente e per clienti in questo caso intendiamo pub, paninoteche, birrerie, un segmento molto vivace che ci interessa e che ancora non ci vede protagonisti. L'altra faccia è rappresentata dai nostri cash and carry sul territorio che sono specializzati nell'offerta a questo tipo di locale, quindi abbiamo poi di fronte 1000 cuochi. Quindi quelli sono veramente il nostro core business, quindi diciamo che siamo contenti di questa partecipazione perché possiamo spazzare a 360 gradi. Trainato soprattutto dalla nuova e variegata offerta di birre artigianali, il consumo di birra in Italia è di circa 17 milioni di ettolitri. Sono circa 30 milioni di appassionati consumatori di birra presenti in Italia per un consumo pro capite annuo di 29 litri, con ampie possibilità di crescita. Sempre più apprezzate le birre ad alta fermentazione, ambrate, scure, affumicate, che prevedono ingredienti particolari come il frumento e che si differenziano dalla classica birra lager e media gradazione alcolica. Abbiamo creduto in questo rilancio su Rimini della Fiera della Birra, che era tanti anni che mancava, e abbiamo comunque dato nel nostro piccolo un contributo che ritengo interessante. Da quest'anno si palpa un interesse maggiore, quindi molto più interesse da parte anche della clientela, della forza vendita che ho in giro per l'Italia a partecipare, perché comunque gli espositori sono cresciuti e va da sé che l'interesse è in crescita, sicuramente. Oggi il mercato principale è quello italiano, siamo presenti in 11 mercati oggi all'estero e il mercato più importante subito dopo l'Italia è la Cina attualmente. Quindi Shanghai, per esempio, è una città dove Viola è protagonista. Pubblico giovane, ma non solo, è vero? Sì, diciamo che varia, puoi trovare di tutto dal ragazzo di 22 anni fino ad arrivare all'uomo di 50 anni, per cui questa varietà diciamo è ottima.